Allora, prima di procedere, volevo farvi un riepilogo brevissimo di ciò che abbiamo detto in merito alla stima delle portate di Pieno. Vi sottolineo che è un argomento di grande importanza. Se lavorerete in questo ambito, anche solo marginalmente, vi capiterà di sicuro. A me la stima delle portate di Pieno, io che non sono un professionista, però è un problema che mi è capitato numerose volte, nonostante appunto i lavori professionali li faccia molto poco, però mi capita spesso che mi telefonino dei professionisti e chiedermi, ma insomma c'è questo problema qui, no? Allora, vi ripeto, abbiamo considerato i metodi diretti, che sono quelli che dovete, che vanno per la maggiore se i dati sono disponibili. Vanno per la maggiore significa che sono i metodi più consigliabili. E nel momento in cui, vi ripeto, nel momento in cui io mi trovo con una base dati soddisfacente, io ricorro al metodo diretto senza confrontare con gli altri metodi, perché, ripeto, e ve l'ho detto il criterio per giudicare se la base dati è soddisfacente, più o meno, no? Ho detto, fin tanto che il tempo di ritorno della portata di piena di progetto si spinge fino a 2 volte la lunghezza in anni del periodo di osservazione, io mi ritengo molto soddisfatto da un metodo diretto. Quindi se ho necessità di stimare la portata di piena col tempo di ritorno 100 anni e ho a disposizione 50 anni di dati, io non faccio neanche il confronto, uso il metodo diretto a condizione che la distribuzione scelta, ad esempio quella di Google, sia una distribuzione idonea. A quel punto non applico nessuna formula empirica, nessun metodo regionale, perché il confronto stesso mi sembra non inappropriato, non indicato se la base dati è estesa, perché la misurazione diretta è sempre quella che chiaramente dice da l'informazione di maggiore valore. Il discorso si complica quando avete a disposizione, che so io, 10 anni di dati e dovete stimare con la portata con tempo di ritorno 100 anni. Allora in tal caso io innanzitutto cerco di capire la attendibilità dei dati, cerco di capire qualcosa di più, se i dati sono precisi, non sono precisi, eccetera, eccetera. Ma poi prendo in considerazione l'idea di un confronto, e cioè di confrontare la risposta che giudico non sufficientemente attendibile di un metodo diretto con altri metodi, e vi ho detto che a quel punto si passa ai metodi indiretti. Sto facendo solo un riepilogo per darvi uno schema. E tra i metodi indiretti abbiamo compreso, come abbiamo detto, le formule empiriche, che però vi ho detto che sono un pochino obsolete. E tra le formule empiriche, che ripeto vanno applicate con attenzione perché sono un po' obsolete, sicuramente io salverei, cioè prenderei in considerazione, se ho i dati di pioggia, la razionale Giannotti, questi due qua, Grandelli Marchetti, ormai anche questa la considero desueta. E poi dopo abbiamo i metodi regionali. Fra questi possiamo inserire la similitudine e poi ci mettiamo anche il progetto VAPI, quello che vi ho spiegato. Ecco, su questi metodi indiretti le prime volte vi consiglio di farvi aiutare, perché effettivamente qui bisogna avere un minimo di occhio. E soprattutto nel momento in cui farvi aiutare, perché anche la stima della pioggia estrema, che pure è un problema ricorrente, va fatto con un minimo di cautela, con un minimo di attenzione agli ordini di grandezza. E vi dico di farvi aiutare semplicemente perché ci si riesce anche da soli, però richiede esperienza. L'esperienza si può fare anche da soli, ve lo devo dire. Però insomma vi consiglio di farvi aiutare su questi metodi, anche sui regionali. Vi consiglio di farvi aiutare, perché ve l'ho già detto, la letteratura è molto articolata e in continua evoluzione, quindi è meglio farsi consigliare da qualcuno che è aggiornato. Poi magari, ripeto, l'aggiornamento non se lo fa anche da solo, ma questo è il mio consiglio. In tutto questo dovete sempre tenere presente gli ordini di grandezza. Gli ordini di grandezza sono un'indicazione molto importante, e poi qua sotto ci metterei anche
alla fine esperienza verifica diretta. Che cosa intendo dire? Intendo dire che dovete andare sul posto, guardare questo fiume e cercare di capire se il risultato che avete trovato vi convince. Il che chiaramente anche in questo vi consiglio di farvi aiutare all'inizio. Però guardate, non è così difficile. Questa verifica diretta, che io non posso spiegarvi, o meglio, posso darvi delle indicazioni e ve le dà. Però è molto variabile a seconda delle caratteristiche del sito, dove arriva la vegetazione, se ci sono dei blocchi di grandi dimensioni nel corso d'acqua, perché dove arriva la vegetazione? Perché uno si fa un'idea di dove arrivano le piene più ricorrenti. Allora una verifica può essere quella di dire la vegetazione, più o meno sappiamo che età, no? Noi guardiamo gli alberi, questo albero avrà 7-8 anni, significa che non sono 7-8 anni che l'acqua qui non arriva. Allora con la formula del moto uniforme si possono fare due conti, si possono fare delle valutazioni che voi sapete fare, perché sapete applicare la formula di Chazy per calcolare il bisogno della pendenza, ma per calcolarvi fin dove può arrivare l'acqua in moto uniforme, questa è la prima approssimazione. E poi sapete, adesso ve lo spiegherò anch'io, come calcolare il trasporto solido, quindi vi rendete conto se il trasporto solido che vedete sull'albero, le dimensioni dei sassi che non sono portati via dalla corrente, vi può dare un'idea di quelle che sono i valori delle portate di piena. Adesso sto buttando lì delle indicazioni che poi io stesso mi troverei in forte di io stesso, io non è che sia un gran professionista, ma che qualunque professionista si troverebbe un po' in difficoltà per fare queste valutazioni. Però quello che voglio dire è che nel dubbio dovete sempre andare a vedere. Andare a vedere è importantissimo. E lo considero proprio un aspetto che è fondamentale per qualsiasi problema. Andate a vedere, così vi rendete conto della situazione. Magari all'inizio non vi dice nulla, ma vi garantisco che in realtà qualcosa dentro di voi rimane. Uno va a vedere, poi qualcosa dentro di noi rimane, ciò che abbiamo visto. Io non lo faccio sempre di andare a vedere, perché delle volte non si ha tempo, però soprattutto all'inizio è importante. E poi, quando girate, guardate. Quindi se vedete dei fiumi, se vedete delle opere, fermatevi, date un'occhiata. Sembra una cavolata, ma poi qualcosa rimane. Bene, e così io con la stima delle portate di piena chiuderei. Poi prendo fuori due appunti che volevo iniziare un argomento nuovo. Allora, di che argomento adesso voglio parlare? Voglio parlarvi di opere, cominciare a parlare di opere. Evidentemente meno male, però ora. Ma in realtà parlando di stima della portata di piena, poi siamo molto vicini alla progettazione delle opere e in realtà finora ho fatto anche un discorso di preparazione, le misure, la stima delle sollecitazioni di progetto per poi arrivare a parlare di opere. E la prima opera di cui voglio parlarvi sono le traverse fluviali. A che cosa serve una traversa fluviale? Innanzitutto che cos'è? Allora, una traversa fluviale è un'opera trasversale a un corso d'acqua. Trasversale significa che più o meno è diretta perpendicolarmente alle linee di corrente. Quindi è un'opera trasversale quindi è diversa ad esempio da un argine che è un'opera longitudinale. Quest'opera trasversale può avere diverse funzioni. La traversa, intendo dire, può avere diverse funzioni. Quelle più ricorrenti sono la stabilizzazione del fondo, e la seconda è il prelievo d'acqua. Questi sono gli utilizzi più ricorrenti della traversa fluviale. Vediamo di capire un po' meglio il prelievo d'acqua, direi che è abbastanza intuitivo
capire cosa significa, vediamo di capire meglio cosa significa stabilizzazione del fondo. Penso che con Brat ne abbiate anche già un po' parlato. Fra parentesi, colgo l'occasione per chiedervi, lui che programmi ha? Cioè, si ferma prima con l'insegnamento? Si ferma prima, quindi a fine novembre, anche prima, lui chiude. Esatto. Bene, ok. Allora, vi dicevo, l'attraverso fluviale, stabilizzazione del fondo. Noi abbiamo spesso il problema che il fondo dei corsi d'acqua viene eroso dalla corrente, perché si tratta di materiale non coerente in genere. Ci sono anche corsi d'acqua che scorrono sulla roccia, ma normalmente i corsi d'acqua scorrono su materiale non coerente, incoerente, e quindi, o comunque anche se coerente, facilmente erodibile, e quindi sono soggetti in molti casi a erosione, non sempre, in alcuni casi sono soggetti a erosione. Che cosa significa? Significa appunto che la corrente scava il fondo e se lo porta via. Allora un modo per evitare l'erosione è quello di dire, beh, io ci faccio un bel muro in cemento armato, lo spingo in profondità, poi lo fermo a livello dell'alveo in modo che non interferisca con la corrente, vedrai che lì fa più fatica la corrente a erodere, no? Quindi crea un punto fisso, questa è l'idea di stabilizzare il fondo. Ripeto, altro non si fa che andare sul corso d'acqua, si scava una buca, si fa un muro di cemento armato che arriva fino al livello del fondo, non emerge, è in profondità questo muro, si chiamano anche, vabbè lasciamo perdere, si chiama traversa. È in profondità e chiaramente, essendo un muro di cemento armato o di sassi comunque ben duro, la corrente fa più fatica a erodere e quindi in quel punto si crea un punto fisso. Questo è il primo utilizzo che noi adesso non consideriamo, perché lo considereremo tra una quindicina di giorni. Poi, il secondo utilizzo è quello di captare volumi d'acqua, quindi fare una derivazione fluviale. Una derivazione può essere fatta anche con una semplice deviazione delle acque, che potrebbe anche non richiedere nessuna opera, se ne vedono tante, ad esempio se voi andate sull'albero dei fiumi d'estate e camminate, vedete che a un certo punto con dei muretti di sassi gli agricoltori spesso creano delle deviazioni di una parte della corrente per portare l'acqua ai campi, ad esempio. Quindi non necessariamente una derivazione d'acqua richiede una traversa, oppure altri agricoltori buttano un tubo e poi con una pompa pescano l'acqua. Quindi non necessariamente occorre una traversa, però per derivazioni importanti la traversa la si fa perché? Perché si vuole fare qualcosa di permanente, quindi che anche nei confronti dell'erosione abbia una sua durata. Se voi fate un muretto di sassi passa la pila e ve lo porta via. Se voi buttate un tubo con una pompa, chiaramente quando avete finito di irrigare cioè tirarlo su, se no la corrente se lo porta via. Se vogliamo fare un prelievo d'acqua che duri nel tempo, si fa la traversa, che diventa ancora un punto fisso dell'alveo tramite la quale l'acqua si preleva. Qual è quindi in quest'ottica la funzione di una traversa, oltre a quella di prendere l'acqua, che è la funzione principale? Per permettere il prelievo dell'acqua, la traversa ha il compito di stabilizzare il pelo libero a monte, perché stabilizzando il fondo stabilizza di conseguenza anche il pelo libero, e questa è la prima operazione tramite la quale il prelievo d'acqua viene reso possibile. E voi potreste chiedere perché è necessario stabilizzare il pelo libero a monte, vi direi, ma perché diventa molto più facile prendere l'acqua. Se voi avete uno specchio d'acqua che si forma a monte e cui il pelo libero a quota costante, è molto più facile prendere l'acqua. Con, ad esempio, una derivazione fatta in cemento armato che avrà le caratteristiche che adesso vi disegnerò la mano. Se il pelo libero a monte invece va su e giù, è chiaro che voi fate una derivazione a una certa quota, poi si abbassa l'acqua non riuscite più a derivare. Quindi è importante, ripeto, per fare il prelievo
stabilizzare il pelo libero. E in secondo luogo creare, e questa è la seconda operazione tramite la quale il prelievo viene reso possibile, creare un invaso, un laghetto. Perché è utile creare un invaso? È utile perché questo vi consente di compensare, ripeto dopo, compensare brevi periodi di sbilancio della domanda rispetto all'offerta di acqua, domanda rispetto alla disponibilità. Ripeto, è utile avere un piccolo invaso a monte per compensare brevi periodi di sbilancio. Fra disponibilità d'acqua e richiesta. Cerco di essere più chiaro: se voi avete una richiesta d'acqua che eccede la portata del corso d'acqua dal quale prelevate, voi non riuscite a soddisfare la richiesta, chiaramente. Se invece siete stati in grado preventivamente di accumulare una piccola riserva, allora voi potete per un breve periodo superare questo sbilancio. È breve il periodo perché il laghetto creato a monte della traversa è piccolo, però può essere sufficiente. Il laghetto a monte della traversa è piccolo perché le traverse non sono dighe. Ricordiamoci che c'è una distinzione fondamentale. Le traverse non sono dighe, se creano un invaso a monte lo creano piccolo, la diga invece crea un invaso grande. A questo punto voi siete tecnici e mi chiederete, mi potreste dire, guardi, per noi piccolo grande non ha alcun significato, ci dia dei numeri, giustissimo. Allora, la normativa italiana specifica esattamente due parametri quantitativi, tali per cui se uno solo dei due è soddisfatto si parla di diga, e questi due parametri sono l'altezza dell'opera fuori terra, e il limite è fissato a 15 metri. Il secondo parametro è il volume d'acqua invasata a monte. Pari a 1 milione di metri cubi. Valore soglia. Se uno solo di questi due valori viene ecceduto, si parla di diga, fermo restando però, attenzione, che deve essere presente un'opera fuori terra che contiene questo lago. Cioè, se voi scavate una buca e fate un invaso di 3 milioni di metri cubi, non è una diga, perché non c'è nessuna opera fuori terra che la contenga. Quindi deve essere presente comunque una traversa, un'opera fuori terra che contiene questo invaso. E se quest'opera fuori terra è presente, allora voi considerate questi due parametri: altezza fuori terra e invaso. Allora, per quale motivo si vuole definire esattamente cos'è una diga? È inutile che ve lo dica, perché le dighe sono potenzialmente pericolose e quindi devono rientrare sotto un'altra sfera normativa. La progettazione deve seguire altri criteri. Precisamente l'opera entra tra le competenze del servizio dighe. Il servizio dighe è un ente ministeriale che si incarica del controllo di queste opere, delle dighe stesse.
è richiesto un monitoraggio continuo, una sorveglianza, eccetera, eccetera. Tante cose su cui per adesso non mi inoltro. Vi dico solo che voi come tecnici dovete evitare di rientrare in questa sfera di competenza, perché la situazione si complica notevolmente. Cioè dovete evitare, diciamo che è meglio evitarlo, poi dopo è chiaro che quando c'è bisogno la diga la si fa, però la si fa con tutt'altri criteri. Io non vi spiego, ve l'ho già anticipato, come progettare le dighe, attraverso invece ve lo spiego. E vi devo confessare che queste normative cambiano spesso, quindi questi due valori, il 15 metri e il milione di metri cubi, fino a pochi anni fa dicevano 10 metri, adesso 15, però non vorrei, ho sempre il dubbio, siccome non ci ho guardato ieri sul web esattamente quali sono i valori correnti, il messaggio che vi do è: sappiate che esistono questi due criteri, date un'occhiata se vi capita. E sono abbastanza sicuro, perché ho fatto un lavoro un paio d'anni fa che ho dovuto guardarci e secondo me non è cambiato, ed era 15 metri l'altezza dell'opera. Però ieri non ho controllato, quindi mi raccomando, io vi do delle indicazioni, ma poi quando progetterete dovete sempre verificare quello che vi dico. Ecco, anche in questo caso sono abbastanza sicuro che siano ancora vigenti questi due valori qua, però è sempre un bene controllare. A me non è che interessi tanto il numero, a me interessa l'esame, già se uno mi dice ci sono due parametri, l'altezza dell'opera fuoriettaria e il volume invasato, io sono già contento, perché i numeri non sono quelli importanti, l'importante è sapere che esistono e sapere che possono cambiare. Allora, vi dicevo quindi che l'invaso che viene originato a monte della traversa è piccolo, normalmente è ben più piccolo di un milione di metri cubi, ben più piccolo. Normalmente è un invaso che si tenta anche di dimensionare in modo da garantire un compenso giornaliero. Che cosa vuol dire compenso giornaliero? Beh, vuol dire che nel corso di un giorno la portata del corso d'acqua non cambia molto. Oddio, può cambiare, se è un corso d'acqua alpino può cambiare. Ma normalmente non tanto. L'unico esempio che mi viene in mente di corsi d'acqua che variano la loro portata significativamente, molto significativamente durante il giorno, l'unico esempio che mi viene in mente è quello dei corsi d'acqua dominati da scioglimento nivale in quel periodo. Allora lì può succedere veramente che di notte si secca e di giorno arriva giù la piena, anche in pieno sole, anzi soprattutto in pieno sole, no? Però quello è l'unico esempio. Normalmente invece la portata è più o meno costante durante il giorno. Non è così per la domanda d'acqua. In dipendenza degli usi precipui, principali, la domanda d'acqua varia durante il giorno. In particolare l'uso civile, non c'è bisogno che ve lo spieghi, varia notevolmente assumendo valori elevati durante la giornata, con picchi all'ora di pranzo e all'ora di cena, e poi cala durante la notte. Allora questo crea un problema, perché i picchi devono essere coperti e li si copre col compenso, e si dice che appunto il compenso si dice giornaliero quando permette di superare queste opposizioni di fase durante la giornata. Quando invece si vuole compensare su periodi più lunghi si entra, si considerano le dighe. La diga ha effettivamente proprio la funzione di operare un compenso su scale temporali stagionali. Allora, adesso vediamo di identificare quello che per noi è il parametro fondamentale per la progettazione della traversa, ovvero la portata di prelievo di progetto.
dobbiamo fare un acquedotto, qual è la portata che dobbiamo derivare dal fiume? Vogliamo fare una centralina per la produzione di energia idroelettrica, una centrale d'acqua fluente, qual è la portata che vogliamo prelevare dal fiume? Vogliamo fare una derivazione a scopo irriguo? Anche in questo caso dobbiamo determinare la portata che si può derivare dal fiume. Nella grande maggioranza dei casi voi siete tentati di derivare il più acqua possibile, perché ovviamente un'opera, una traversa, richiede un impegno economico legato alla costruzione di investimento notevole e normalmente il beneficio che se ne ricava è direttamente, o meglio, è proporzionale all'entità dell'acqua, del volume idrico che riuscite a prelevare. In realtà l'acqua è un bene tale per cui poi oltre un certo limite stabilizza il suo valore, nel senso che voi capite, se uno avesse disponibilità illimitata l'acqua non ha il valore economico, a un certo punto si stabilizza, per prenderne di più poi non ha molto senso se non viene usata. Però in realtà molto spesso quando noi progettiamo queste opere ci troviamo nella condizione in cui il problema è l'opposto, cioè che il corso d'acqua può permetterci di prelevare meno acqua rispetto alla necessità. Questo è il problema che si presenta con maggiore ricorrenza. Allora, io non entro nel dettaglio sulla stima della richiesta idrica, mi pare, non mi ricordo più se l'ho detto con voi questo, direi che l'ho detto con gli altri studenti di gestione. Ecco, la stima della richiesta di valle, in sostanza, è un aspetto su cui non entro nel dettaglio, in parte perché ne avete già parlato nella laurea triennale per quanto riguarda gli acquedotti e voi avete più o meno avete avuto un'infarinatura su come si stima la richiesta idrica per uso civile, quindi questo è un argomento in cui non mi voglio ripetere, e in parte perché la stima della richiesta per uso irriguo, ad esempio, che probabilmente è un aspetto che voi non avete toccato, è però abbastanza semplice, richiede un censimento degli usi e poi con operazioni, diciamo, che vanno poco al di là di una semplice somma algebrica ricavate la richiesta. In realtà un pochino si complica, ma è comunque un'operazione che non richiede una vera e propria fase di progettazione. Ripeto, bisogna andare a prendere ad esempio i censimenti dell'agricoltura, vedere quanta parte della superficie che vogliamo irrigare è destinata a cereali, quanta parte è destinata a foraggio, poi si va su internet e si guarda le richieste di acqua di ogni coltura e poi bisogna fare un conticino su quanto piove durante il periodo in cui si vuole irrigare, ma ripeto, sono tutte operazioni semplici di somma e sottrazione per le quali ve la cavate tranquillamente ricercando le informazioni da soli. E quindi io non insisto in questi dettagli perché, ripeto, ritengo che siano argomenti abbastanza standard, e vi dirò che a me è successo diverse volte di dire devo progettare un canale, vediamo quant'acqua deve portare, ma operazioni banali, non le fate all'università, ma il problema grosso è avere i dati, cioè sapere quanto è grande la superficie servita, quali sono le destinazioni culturali di questa superficie, questo è un po' un problema, poi il resto diciamo che non rappresenta un problema, quindi io questo aspetto non lo tratto. Invece quello che io tratto nei miei corsi in modo abbastanza estensivo, più in gestione delle risorse idriche che non qui, è la stima della disponibilità idrica, perché questo nel corso d'acqua, questo è un aspetto che insomma non è molto semplice da risolvere. Ecco, io vi ho già definito, vero, la curva di durata delle portate o no? Forse no. Scusatemi, faccio un po' di sull' altro corso che la curva di durata delle portate, ne ho già parlato? No, diciamo di no. Bratt ve ne ha parlato? Possibile. Allora, lo strumento ancora oggi essenziale per la stima della disponibilità idrica, diciamo non è essenziale, ma molto utile per la stima della disponibilità idrica, è la curva di durata delle portate, che io vi riassumo molto brevemente perché è un concetto abbastanza semplice. Allora, la curva di durata delle portate innanzitutto viene costruita a partire da osservazioni di deflusso fluviale di portata, e un primo aspetto, un primo
diciamo così, la prima caratteristica che influenza la stima di questa curva è la scala temporale delle osservazioni, cioè l'intervallo temporale al quale le osservazioni sono prese, che tipicamente può essere o oraria o giornaliera. Io faccio riferimento alla scala temporale giornaliera, poi voi potete tranquillamente generalizzare. Allora, supponiamo quindi di avere a disposizione, per il calcolo della curva di durata delle portate, lo scrivo, supponiamo di avere a disposizione portate medie giornaliere del corso d'acqua. Allora, perché dico medie giornaliere? E soprattutto perché ritengo necessario discutere un secondo di questo termine, medie? Perché l'ideale è appunto quello di avere delle misure medie durante il giorno, soprattutto se durante il giorno ci possono essere delle oscillazioni. Vi ho appena detto che normalmente non ci sono delle oscillazioni significative e quindi normalmente si parla di medie anche quando la misura presa è una sola, perché effettivamente le misure classiche di portata venivano fatte una volta al giorno, all'inizio visivamente. Tipicamente erano detto che alle 9 del mattino, c'era questa regola, le osservazioni devono essere prese alle 9 del mattino, il servizio idrografico e mareografico raccomandava questa regola. Alle 9 del mattino una persona andava, leggeva il livello e poi tramite la scala di deflusso risaliva la portata. O meglio, leggeva il livello, poi ci pensava il servizio a risalire la portata tramite la scala di deflusso. Quindi la misura è una sola, non è del tutto corretto parlare di portata media giornaliera. È la misurazione di portata presa alle 9 del mattino di ogni giorno, però in realtà il servizio idrografico ha sempre assunto che questi dati puntuali fossero rappresentativi della media giornaliera. Questo però voi lo dovete sapere, che in realtà se parlate di dati vecchi ci può essere questa piccola discrepanza. Sui dati recenti invece normalmente le misure sono orarie e poi quando vi presentano i dati giornalieri sono effettivamente dati mediali. Però magari è interessante chiedere che tipo di dati sono, poi ognuno fa le proprie considerazioni. Questo è più importante, diciamo, per la stima della portata di piena piuttosto che per la stima della disponibilità idrica, però anche per la stima della disponibilità idrica è un'informazione che va raccolta. Potrei avervi indotto un dubbio, no? Perché è più importante per la stima della portata di piena? Beh, perché quando passa una piena le variazioni di portata durante il giorno sono più spiccate. Invece nella stima della disponibilità idrica quella che fa testo è la magra di solito. E la magra è tale per cui si articola su tempi più lunghi di una piena e quindi meno variazioni nell'arco della giornata. Ma ritorniamo al nostro problema, quindi supponiamo di avere osservazioni di portata media giornaliera e supponiamo di avere diversi anni di osservazioni. Io dico sempre, facciamo i conti, di averne 10 e quindi abbiamo a disposizione più o meno 3650 numeri, dico più o meno perché di solito io i disestimi li rimuovo, perché i disestimi mi crea sempre un po' di turbative e quindi lo rimuovo. Quindi sono 10 anni e sono 3650 numeri. Allora, la curva di durata delle portate, definizione che probabilmente appunto conoscete già, è una curva che riporta in ascissa le portate osservate, o meglio, in ascissa un valore di portata, e in ordinata che cosa riporta? Riporta, vado piano poi ripeto, il numero medio di giorni all'anno nei quali un assegnato valore di portata è stato eguagliato o superato. Ripeto, in ordinata le portate, in ascissa il numero medio di giorni all'anno, medio, attenzione, numero medio di giorni all'anno nei quali un'assegnata portata è stata eguagliata o superata. Quindi
Quindi che aspetto ha questa curva? Beh, da 1 a 365 parte da un valore alto di portata e poi scende. Con diversi possibili percorsi. Ve ne ho segnati tre. Allora, vi ho segnato tre possibili percorsi. Attenzione, la forma della curva di durata vi dà delle informazioni sulla natura del corso d'acqua. Quella più alta è una curva tipica di un grande fiume. Quella più bassa incrocia l'asse delle scisse, che vuol dire che ci sono dei giorni di secca. Spesso le ordinate corrispondenti al massimo e al minimo della curva di durata vengono indicate con i termini Q minima e Q massima.